Mister, intanto complimenti, non c'è riuscito Bielizza, non c'è riuscito Di Carlo, è il primo a vincere in Serie B del Comunale. Io devo scrivere la mia storia, quindi quello che è stato prima non mi interessa. Io sono contento di allenare questo gruppo che ha dato motivo di orgoglio a questi 1.000 tifosi che sono arrivati qui, hanno preso acqua 20 minuti prima dell'inizio e 10 minuti dopo. Quindi io sono contento di questa prestazione, ritengo che sia una vittoria meritata perché abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato anche tanto, avremmo potuto sbloccarla prima e chiuderla dopo il gol dell'1-0. Lentella ha giocato, a mio avviso, una buona gara, ha cercato in tutti i modi di recuperarla senza però metterci grandissima apprensione se non in quella traversa su questo tiro laterale. Detto questo, la mia squadra ha ripreso il cammino che si è interrotto sabato un po' per colpa nostra, Carti. Quindi questo deve essere per me, per loro, per la società, motivo di orgoglio perché questi ragazzi hanno grande cuore, grande moralità e grande qualità soprattutto. È corretto dire che l'avete vinta la grande squadra per il cinismo mostrato e per aver colto il momento topico della partita. Le partite vanno interpretate e vanno giocate per 100 minuti, quindi ci sono momenti dove la partita la fai te e momenti dove la fanno gli avversari. È impensabile non concedere mai niente. La mia squadra è una squadra matura, una squadra esperta e anche i giovani che giocano sono esperti, quindi siamo stati bravi non è la prima volta a fare la partita, a fare gol e a poi gestire in maniera corretta il vantaggio, perché poi ci siamo messi a tre, è un sistema di gioco che conosciamo molto bene perché la nostra prima parte di campionato è stata giocata con quel sistema di gioco e quindi in questo senso è cultura calcistica della mia squadra. Mister, 34 punti, adesso non ci si può più nascondere. Dobbiamo arrivare a 50, è vero. Dobbiamo ancora pedalare, dobbiamo arrivare a quei famosi 50 punti che è l'obiettivo di tutte le squadre, Frosinone compreso. Quindi noi lavoriamo e cercheremo di arrivare il prima possibile a questi 50 punti. Dopo da lì metteremo un punto e vedremo a che punto sarà della stagione e che cosa si potrà pensare di fare. Adesso c'è uno scontro diretto importante contro il Venezia per i playoff. Sì, una partita difficile contro una squadra che ha fatto molto bene sabato, però arriviamo sani di testa e in salute, quindi consapevoli della difficoltà perché affrontiamo una grande squadra, perché il Venezia si è dimostrata un'ottima squadra. Venezia dirà uno scontro playoff, io ribadirò ancora che sarà un'altra tappa di avvicinamento alla nostra porta salvezza. Ha fatto un cambio al momento giusto, è entrato maggiore e ha segnato. Pessina aveva preso un colpo, quindi zoppicava già da qualche minuto, quindi non aveva senso aspettare, io non devo fare regali a nessuno, quindi ho una rosa ampia, la società mi ha dato la possibilità, il direttore, la società, il patron Volpi che era qui, che ringrazio perché è venuto e ha visto la sua squadra vincere. Io devo pensare al bene della mia squadra e quindi il maggiore è un ragazzo che io conosco da tempo, che si è sempre fatto trovare pronto, che ha giocato tantissimo e giocherà ancora tanto e quindi bravo lui, ma bravo tutta la squadra.